Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina dalla prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, e dice: Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E ancora, Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 37, Gesù disse: Colui che viene a me non lo caccerò fuori. Sì, però tu hai la fede. Un credente invitava un amico a cercare in Dio aiuto e consolazione in una situazione molto difficile della sua vita. Ma lui replicò: Sì, però tu hai la fede. Strano atteggiamento di qualcuno che considera la fede come la parte di alcuni privilegiati, inaccessibile agli altri. La fede è davvero riservata solo ad alcuni. È possibile che una parte dell'umanità sia predestinata ad essere salvata e l'altra ad essere perduta? No, la fede non è una grazia che raggiunge alcune persone fortunate, indipendentemente dalla loro volontà. Dio non destina nessuno ad essere incredulo. Al contrario, ancora oggi, offre la sua grande salvezza a tutti gli uomini, senza eccezione. Nessuno potrà accusare Dio di aver rifiutato di salvarlo. Invece a tutti coloro che compariranno davanti al trono del suo giudizio, Dio dimostrerà che la sua grazia, proposta loro tante volte, è stata volontariamente rifiutata. Gesù diceva ai giudei: «Non volete venire a me per avere la vita». Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 40. Il peccato più grande che un uomo possa commettere è rifiutare la salvezza offertagli da Dio. Non tutti fanno lo stesso percorso per incontrare Cristo, ma perché Egli si riveli, bisogna che sia cercato con tutto il cuore e con un desiderio ardente. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Evangelo di Luca, capitolo 11, versetto 9. Che il Signore ci benedica. Thank you.